Siamo qui a chiedere una nuova volta il supporto della collettività perché stiamo affrontando un nuovo momento di emergenza economica. Oggi vi raccontiamo cosa sta succedendo a Imir. Noi l'abbiamo soprannominata la Grande Madre di Posi. Lei è arrivata ormai diversi anni fa con la sua prima figlia Historia. Erano vaganti nella zona di Kashina. Dopo qualche anno qui, cui ha vissuto in totale serenità a causa di una castrazione non andata a buon fine, è diventata madre di Ada, che è dietro di me, e di Grace, l'agnellina di cui vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. E oggi Ymir verrà operata alla clinica veterinaria universitaria Mario Modenato di San Piero a Grado a causa di uno sventramento della parete addominale. È una questione originata sicuramente da un trauma esterno. Ovviamente, vivendo una vita libera in spazi ampi e circondandosi di animali di diversa specie, senza essere divisi per specie, è probabile che a volte capitino situazioni come per esempio cornate, botte, eccetera. Ymir è una pecora ormai più che adulta che ha affrontato diverse gravidanze, molto probabilmente ha un assottigliamento della parete addominale. Per fortuna ci siamo accorti in tempo del fatto che avesse appunto un'escrescenza sul fianco e abbiamo contattato immediatamente i nostri veterinari, quindi la situazione non è emergenziale, viene operata in un regime ordinario. La spesa che dovremo affrontare prevede un costo di 2.500 euro, comprensivo di una preospedalizzazione, degli esami del sangue, della degenza post-operatoria, dell'intervento chirurgico e di tutti gli esami del caso. E ovviamente anche dell'anestesia totale, che sicuramente è una delle più grandi preoccupazioni che avremo. Per i ruminanti affrontare un'anestesia totale è sempre rischioso. Anche il post-operatorio sarà sicuramente un momento delicato, non solo per una questione di ripresa di Mir, che è in ottima salute, ma per il momento dell'anno in cui siamo. Siamo preoccupate, siamo tese, ma anche ottimiste. Ringraziamo la clinica veterinaria che è sempre disponibile a effettuare questi interventi delicati. Ringraziamo le adottanti a distanza di Mir che la supportano ogni anno. Ringraziamo tutte le persone che speriamo possano aiutarci nel raccogliere fondi per sostenere questa spesa. 2.500 euro per i posi in questo momento sono una cifra enorme, ma ovviamente non ci tiriamo indietro quando c'è da prenderci cura e intervenire sulla salute degli animali rifugiati e posi.